Nome: Stefano. Cognome: Pardini. Età: 28. Dove sei nato? Roma, questa non sapevi, eh? Dove vivi? A Ro. Professione: avvocato. Cosa fai nel tempo libero? Quando ce n'è, scrivo. Racconti in pochi secondi la tua vita. L'oratorio è un momento fondamentale della mia vita, perché ho iniziato piuttosto tardi, nel senso che col catechismo, quindi terza elementare, e questa cosa l'ho portata fino agli estremi, nel senso anche proprio delle forze. Sono andato, appunto, ho fatto l'educatore per tanti anni, sono diventato educatore della diocesi, ho girato l'Italia facendo dei corsi di formazione ai giovani dai 16-17 fino a quella mia età, 25 anni. Questo lo devo dire, è una premessa che devo fare, perché poi tutto sommato tutto il resto si è inserito in questo contesto. Quindi ho studiato, fatto il liceo classico, ho fatto l'università a Milano, l'università cattolica del Sacro Cuore, giurisprudenza, perché in seconda media ho deciso che avrei fatto l'avvocato, sta andando piuttosto bene, mi piace ancora, e quindi questo è quello che faccio a tempo pieno. Ho scritto un libro. Puoi parlarcene? Certo. Ho scritto un libro che si chiama Io a Radicofani non ci sono arrivato, che è difficile da comprendere da qua, ma come dico sempre, il grande trucco è aprire la prima pagina e leggere il titolo, quindi si capisce. Nasce da due esperienze fondamentali, una del 2012, dell'estate 2012, che è il cammino di Santiago de Compostela, e nel 2014 la Via Francigena, che è il corrispettivo, se vogliamo, in Italia. Quindi anziché verso Santiago de Compostela in Spagna, questo va verso Roma. Arrivano esattamente in due momenti difficilissimi della mia vita. Difficili perché ho intuito che forse avevo sbagliato qualcosa. Cioè, Santiago arriva nel momento in cui io dovevo affrontare l'esame di diritto penale, che per me era l'esamone, cioè bellissimo, quello proprio sono entrato, e mi sono reso conto che invece non, forse non era proprio quello. Quindi crisi, oddio che faccio, non lo so, mi prendo l'estate e parto, più o meno. E la Via Francigena arriva verso la fine, perché ero già quasi in fase a tesi, e ho avuto un grosso problema con un esame che ho dovuto ridare una cosa come 9 volte. Cosa per me nuova, perché non mi era mai capitato, però è stato un anno piuttosto strano, difficile. E quindi sono partito per 2 esperienze che sono esattamente agli antipodi di quello che sono io e di quella che è l'idea di vacanza per me, nel senso che io sono sempre stato vacanza mare, innanzitutto, villaggio possibilmente, sforzo minimo se non per divertimenti. Questa era proprio esattamente il mio posto, cioè camminare con uno zaino senza nessun tipo di comfort, perché devi lasciare a casa un po' di cose, facendo fatica, perché quello è, dolore, tanto dolore, e poca organizzazione del viaggio, perché io avevo anche questo tipo di mania, l'idea di dire domani cosa faccio, dopodomani cosa faccio, ok, ci organizziamo, addirittura le cose da vestire. Io quando facevo la valigia pensavo, allora più o meno questi li metto domani, questi il giorno dopo, per avere proprio un computo mentale delle cose da portare. Da lì arriva fuori questo piccolo gioiello per me, perché di per sé non parla né del cammino di Santiago né della Via Francigena, nel senso che parte da lì, ma è tutto un insieme di riflessioni che ho maturato durante questi 2 cammini, specialmente per via del fatto che sulla Via Francigena io non dovevo arrivare a Roma, nel senso che mi sono detto faccio il percorso più impegnativo ma anche più piacevole dal punto di vista sensoriale, e allora ho deciso di fare la Toscana. E per fare la Toscana, l'ultimo paesino della Toscana prima di entrare nel Lazio, si chiama proprio Radicofani. Io non ci sono arrivato, nel senso che avevo una meta, avevo un obiettivo e non l'ho raggiunto. Quindi a partire da questo tipo di esperienza di fallimento totale sulla carta, ho deciso di scrivere il mio primo libro. Dico primo perché chi lo sa. Perché leggerlo? Non è un libro che devi per forza leggere per capire chissà che cosa della tua vita. Almeno, non lo so, questi sono i ritorni che ho avuto in questi 6 mesi dall'uscita del libro. È un libro che parla direttamente a te che stai
facendo un po' fatica. Te che parti dal presupposto che nella vita bisogna sempre arrivare, che è bene avere una meta, ma è bene averla perché ci si debba arrivare. A te che dici che è bello avere dei sogni, ma che dall'altra parte è importante anche realizzarli con quella forma lì. Se tu hai questo tipo di idea, forse qui potresti trovare delle idee un pochino diverse, no? Perché l'hashtag che utilizzo per pubblicizzare questo libro è arrivato mai. Perché di per sé in questo libro, che sono 10 capitoli, non è neanche un libro lunghissimo, è un libro che volendo puoi divorare in qualche ora, 5 ore, insomma. Che però ho sempre voluto consigliare a chi si accingeva alla lettura di questo libro di farlo a piccole dosi, perché secondo me ci sono tanti contenuti, forse anche troppi, tanti contenuti in un piccolo spazio, in una piccola esperienza come può essere il Cammino di Santiago o la Via Francigena rispetto ad una vita intera. Tanti contenuti che magari a distanza di anni capirai o magari a distanza di anni riprenderai perché ti viene una sorta di campanella d'allarme, o magari hai già superato secondo la tua concezione, perché nella tua vita hai avuto la fortuna o la sfortuna di dover assaggiare il sapore della terra perché sei stato troppe volte per terra, insomma hai dovuto faticare molto, no? Oppure hai avuto sempre porte in faccia. Ok, io credo che questo libro due cosine te le dica. Poi certo, cosa c'è di nuovo? Tante volte mi è proprio stato chiesto questo, no? Cioè, cos'è che trovo qua dentro che non trovo altrove? Beh, per quanto riguarda il Cammino di Santiago, la Via Francigena, trovi l'invito più grande, che non devi partire. È un'esperienza che puoi vivere tranquillamente a casa tua, non ovviamente nella forma del Cammino di Santiago, ma carpendo lo stesso tipo di messaggio, oppure puoi non trovare facendo il Cammino di Santiago per 18 volte. Non è necessario che tu debba metterti in quella condizione per capire certe cose sulla tua vita, anche se quella condizione aiuta. Cioè, l'ideale, secondo me, questo un po' trasuda questo libro, è che tu riesca veramente ad essere totalmente presente nel tuo tempo presente, nel tuo adesso, nel tuo qui, nel tuo ora, per poter comprendere chi sei, dove vai e che cosa vuoi. Esprimi un desiderio. Mi piacerebbe che questo libro sia anche un po' il trampolino per chi ha il libro nel cassetto e vorrebbe pubblicarlo da tanto tempo, ma si è sempre detto: ma chi lo legge? Secondo me, se hai una bella storia da raccontare, hai quasi il dovere di condividerla in qualche maniera, perché insomma, in un modo o nell'altro può essere sempre utile a qualcuno. Di cosa sei orgoglioso? Di cosa ti vergogni? No, beh, qua dentro ci sono delle robe che, cioè, mai avrei detto. Ci sono scritte, certo, delle cose che forse sono anche un po' personali. Cioè, se mi conosci, sai perfettamente che è tostissimo. Cioè, io che dico una cosa del genere è un'esplosione. Se non mi conosci, dici, vabbè, sicuramente si è giocato. Ecco, quindi non è una vera vergogna. Mi vergogno per davvero, però devo dire che alle volte faccio fatica a rileggerlo. Di cosa ti penti? In realtà mi pento di alle volte di non riuscire a cogliere quanto sia bello così com'è. Cioè, a me piace moltissimo, certo, so che è strano, però a me piace moltissimo, però alle volte mi pento di voler sempre di più o voler sempre di meno. Cioè, il mio arrivato mai è sempre una lotta, non è una consapevolezza, per cui adesso è pacifico il fatto che il mio arrivato mai rappresenta uno stile di vita. È sempre una lotta anche per me, che continuo a puntare ad arrivare a Radicofani, che continuo a faticare per arrivare a Radicofani, che continuo a mettermi lì di buona lena per arrivare a Radicofani, quando invece l'idea, per certi versi, è che Radicofani è già qui, per certi versi. Ecco, la metto un po' così perché sennò poi dopo faccio lo spoiler. Fai un saluto. Vi auguro di partire o di restare esattamente lì dove siete.